Ci troviamo nell'ufficio del sindaco di Viareggio e chiediamo come mai ha deciso di partecipare a questo progetto benefico intitolato Il primo cittadino. È un libro fotografico a cura di due artisti del Museo Gilardi, Fiammetta Galleni e Fabio Ercolini, per dar voce a quello che è il problema, l'abbandono degli animali. Ma mio padre è, perché è ancora vivo, veterinario, quindi io sono letteralmente cresciuto con gli animali e fra gli animali, e quello dell'abbandono degli animali stessi nel periodo estivo, per esempio, è una delle cose che fin da ragazzo mi ha sempre colpito, mi ha sempre fatto soffrire. Ho animali, amo gli animali, non potevo sottrarmi a questo che ritengo un obbligo civico per tutti e tanto più per me. Che cosa sta facendo il comune di Viareggio, da solo o insieme agli altri comuni, per appunto il problema dell'abbandono degli animali? Intendo dire canili, strutture. Beh, proprio in questi giorni stiamo discutendo di un progetto come conferenza dei sindaci, quindi tutti e sette i sindaci, per la progettazione ed edificazione di un canile unico, un canile sì sanitario ma anche un canile alberghiero di controllo per gli animali che sono stati abbandonati. È un canile che nelle nostre intenzioni dovrebbe essere adeguato, moderno, sufficiente per i bisogni di tutta la Versilia. La località dobbiamo ancora stabilirla, perché una delle possibilità è sul territorio viareggino. Anche il territorio massarosese aveva uno spazio che potrebbe essere utilizzato. Siamo convinti che la sinergia di tutti e sette i comuni sarà in grado di portare ai nostri cittadini e ai nostri cari cani e gatti uno spazio adeguato per tutti loro. Un appello per coloro che hanno il coraggio di abbandonare gli animali nel periodo estivo o sempre. Pensateci molto, perché sono esseri che vi stanno dando e vi danno il cuore. Abbandonarli non significa solo sottoporli alle durezze dell'ambiente, al dolore fisico, ma significa anche farli soffrire dentro, nell'anima. Non lo fate. Ringraziamo il sindaco di Viareggio, grazie mille. Arrivederci.